Trasportare oggi in collaborazione con Lamberé, l'anello verde della catena del freddo. Buonasera a tutti gli amici in camion e fuori dal camion, sia da Luca Barassi che naturalmente da Ferruccio Venturoli e sempre da qui, dagli studi di Roma di On Air, almeno fino a quando ce lo permettono, perché le maglie si stanno purtroppo restringendo sempre di più, vero Ferruccio? Eh sì, purtroppo questa è la realtà e lo è anche per gli eventi e le fiere di settore che stanno subendo, per dire un eufemismo, dei veri e profondi cambiamenti. Esatto, come Libe, la fiera degli autobus che la settimana scorsa si è svolta a Rimini ed è stato un vero e proprio banco di prova delle nuove norme in ambito fieristico. Un ambito di prova difficile. Difficile, perché di gente ovviamente se n'è vista poca. Grandi marchi, tranne Iveco e Irizar, si sono dati alla macchia. I bilanci degli organizzatori restano in rosso. E consideriamo che da qui a due settimane, sempre a Rimini, è in programma Ecomondo, una manifestazione storica che ha promesso un programma denso e importante, nonostante le limitazioni del Covid. Sì, ma senza voler fare l'uccello del malaugurio, siamo alla finestra a vedere come si evolve la situazione. Intanto anche Iveco, che quest'anno è davvero dinamicissima nelle proprie attività, ha deciso di rinunciare alla presenza di Ecomondo. Ed è un vero peccato e fa veramente arrabbiare che in questa situazione, che ormai non è più una sorpresa come a febbraio, il governo continui a brancolare nel buio senza prendere decisioni efficaci, mirate e organizzate. Noi però andiamo avanti e di progetti ne abbiamo davvero tanti, tra i quali le prove dei veicoli commerciali al Transutec, ma di questo avremo tempo di parlarne. All Trucks Truck and Trailer Service, la rete di assistenza europea creata da Bosch, Knorr e ZF per offrire assistenza altamente qualificata su camion e rimorchi di tutte le marche. All Trucks, facciamo strada insieme. Nelle ultime puntate di On Air abbiamo sottolineato più volte i dati positivi degli ultimi mesi in termini di immatricolazione di veicoli industriali e commerciali, anche nell'ordine del 30%. Certo, potrebbe trattarsi di un rimbalzo tecnico dopo lo stop forzato di primavera, ma comunque sono pur sempre immatricolazioni che aiutano a recuperare le vendite perdute. Ma il trainato in tutto questo come si sta invece comportando e in particolare qual è la situazione di quello relativo al trasporto a temperatura controllata? Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la risposta è bene, ma non benissimo. Bene perché i semirimorchi isotermici, a parte il tonfo di aprile, registrano volumi abbastanza costanti durante l'anno, ma da un livello abbastanza basso. Tanto per dare un ordine di grandezza parliamo di 137 pezzi a febbraio, 190 a luglio, ma 74 a settembre. Forse la lettura di questi dati sta proprio nel fatto che, bene o male, Covid o non Covid, il trasporto dei prodotti a temperatura controllata è sempre necessario. E tra l'altro si tratta di un segmento dove la tecnologia è all'avanguardia. Ne parliamo oggi con Ismaele Iaconi, direttore commerciale e marketing di Lamberé Italia. Buonasera Ismaele, ecco, la prima cosa che vorremmo capire è proprio relativa alle tecnologie. Le tanto sbandierate soluzioni green dedicate all'e-commerce restano solo dei prototipi o diventano realtà? Buonasera a tutti. Le richieste sempre più consistenti da parte della committenza, in particolare nel settore della GDO e Farm, di applicazioni isotermiche innovative da installare sui veicoli ibridi e full electric, non sono più una questione di marketing e comunicazione. C'è la necessità e la volontà di dotare le aziende che distribuiscono merce a temperatura controllata di soluzioni concrete che possono dare una risposta efficace alle normative emanate da molti comuni italiani, i quali impediscono o restringono l'ingresso nei centri urbani ai veicoli con motorizzazione endotermica. A tutto ciò Lamberé risponde proponendo un paio di anni dei progetti green che oggi sono diventati realtà e fanno parte del nostro bagaglio commerciale e tecnico. Queste soluzioni green sono in grado di accompagnare i costruttori di veicoli ibridi o elettrici nell'attività di distribuzione dell'ultimo miglio. La coibentazione EasyFit Full Electric è un'applicazione che consente il trasporto a temperatura controllata sia nella configurazione monotemperatura sia in configurazione multitemperatura, ricavando in un secondo vano completamente integrato all'interno della cella del van o box su telaio cabinato, garantendo la temperatura per 8 ore senza intaccare la meccanica, l'impianto elettrico e soprattutto l'autonomia delle batterie del veicolo d'origine. Ascolta, con Iveco Doppio Zero, il nuovo Iveco Daily Furgone è tuo con anticipo zero e tasso zero. In più, sui veicoli in pronta consegna, 3 anni di manutenzione ordinaria a solo 1 euro. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione Iveco Capital. Info su iveco.it. Iveco, l'Italia che vince. Sempre sul pezzo noi, Luca? Bene, restate con noi anche nella seconda parte della trasmissione per approfondire le novità di Lamberé con Ismaele Iaconi.
Trasportare oggi in collaborazione con Lamberé, l'anello verde della catena del freddo. È con piacere che trasmettiamo nuovamente dalla modulazione di frequenza di Radio Trasportare Oggi in Air per parlare di trainato isotermico con Ismaele Iaconi di Lamberé Italia. Allora Ismaele, continuiamo a parlare di semirimorchi isotermici e delle nuove tecnologie ad essi legati. Quali sono le nuove soluzioni in questo campo? Il lancio in Italia della porta posteriore a saracinesca 100% pneumatica DC Plus, la versione 3, e una saracinesca per motrici e semirimorchi da distribuzione è stata totalmente riprogettata per migliorare le performance e dare una garanzia di finizionamento estesa nel tempo. I pannelli vengono prodotti tutti nel nostro sito produttivo principale su una nuova linea di fabbrica, mentre la componentistica viene prodotta sul progetto Lamberé. Gli elementi principali sono i pannelli con sagoma V per migliorare gli accoppiamenti e impedire uno scivolamento degli elementi contigui, migliore isotermia quindi e migliore resistenza. Le guide laterali incassate per evitare danneggiamenti da urto e offrono la maggior larghezza utile di accesso sul mercato con 2,42 m. Ecco, poi si parla spesso anche di multitemperatura nel trainato per veicoli industriali. Quali sono le novità in questo senso? Ecco, noi abbiamo un fiore all'occhiello che è la nuova paratia Ergo Wall. La prima presentazione è avvenuta al salone dell'AIA di Hannover, dove la paratia Ergo Wall è stata premiata come migliore equipaggiamento innovativo. Poi la seconda presentazione è avvenuta al salone del Solutrans di Lione, riprogettata in alcune sue componenti per migliorare la resistenza e la stabilità d'uso. Oggi prende consistenza e viene integrata al listino ufficiale Italia, interamente progettata e testata per un anno da aziende di trasporto dei mercati più importanti d'Europa e prodotta da Lamberé a Saint-Cyr sur Menthon. Gli elementi principali sono il rivestimento in policarbonato, che vuol dire resistenza, è un materiale utilizzato anche in campo militare, ha un'alta resistenza agli urti e alle perforazioni. Flessibilità, è un materiale con effetto memoria, assorbe l'urto e torna in posizione, è leggero, può essere movimentato con un quinto della forza necessaria per una paratia tradizionale. La sua configurazione è sempre a doppio pannello e quindi ha una flessibilità di utilizzo per scarichi anche parziali, eliminazione dei sistemi decompressione e leveraggi. E poi abbiamo un nuovo carrello che ha uno scorrimento facilitato e leggero, il blocco di sicurezza con due perni che si incastrano nelle cremagliere a tetto e lo scorrimento avviene solo con paratia inclinata a 30 e a 60 gradi. E questi sono un po' tutti gli elementi che possiamo mettere in questo momento a disposizione delle aziende di trasporto che fanno distribuzione delle merci a temperatura controllata, dando efficienza e valore aggiunto per il loro committente e quindi anche per la merce al cliente finale, presso i supermercati ad esempio. Bene, grazie per queste interessanti novità. Alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Scegli i lubrificanti Petronas Urania. Meno emissioni, più efficienza e risparmio di energia. Petronas, tecnologia e ricerca nel rispetto dell'ambiente per un domani più sostenibile. Di solito qui parliamo di sicurezza, ma c'è una buona notizia che va senz'altro data, perché secondo l'UNRAE continua il trend positivo per i veicoli commerciali. A settembre sono stati immatricolati 16.170 veicoli, in aumento del 18,5% rispetto ai 13.651 dello stesso periodo del 2019. È vero, ma dobbiamo ricordare purtroppo che sempre secondo UNRAE, a chiusura dei primi 9 mesi, la flessione indica un calo del 22%, con una perdita di circa 30.000 pezzi. Sì, ma noi dobbiamo pensare sempre in positivo, Ferruccio, anche perché a settembre il traffico commerciale dei mezzi pesanti lungo la rete autostradale e stradale di ANAS è stato stabile rispetto allo stesso mese del 2019. In particolare va rilevato una crescita della mobilità commerciale al sud, cioè più 7%, e al centro più 3%, mentre è stabile al nord. E anche oggi, ahimè, siamo alla fine. Grazie di cuore a chi è stato con noi, grazie a Ismaele Iaconi, e se vi va, noi vi aspettiamo giovedì prossimo, stessa ora, stessa radio. Ciao e mi raccomando, occhio! Si ringrazia Lamberé, Oltrax, Iveco e Petronas.